sinceramente non so dirti il perché negli anni 60 ci sia stata così un'esplosione di modelli di macchine fantastici. La ISO di volta è stata conosciuta nel mondo molto meno di come avrebbe dovuto essere riconosciuta. La ISO era l'unica che poteva offrire un certo tipo di affidabilità. Forse perché la macchina era concepita in un modo diverso da come è concepita oggi. Era fatta anche in un modo diverso. C'era la persona che lavorava sulla macchina. C'era l'uomo che la faceva.